l'ora è tarda, però come dire, credo che dopo tutte le considerazioni che sono state fatte, non è che qui sarò in grado di fare la sintesi, ma alcune considerazioni le volevo fare. Innanzitutto ringrazio tutti quelli che sono rimasti fino ad ora, e davvero, anche se sono già andati via da poco, mi sento di dire che ci vuole una grande passione per venire da Volterra e da San Marcello Pistoiese per solidarizzare con una battaglia che loro stanno facendo, che in parte hanno già perso, ma che in qualche modo continuano a portare avanti. E credo davvero che tra i piccoli ospedali ci debba essere una rete, perché i problemi sono gli stessi. È stato utilizzato in più di un intervento, sia da Riccardo ma anche dal consigliere Andrea Calò, l'esempio di Le Burra, come ci si pone nei confronti di una problematica difficilissima, non meno difficile di quella dell'ospedale, la discarica. Ecco, se il sindaco di Figline, io sono sindaco ormai da 7 anni, si fosse messo la fascia, avesse mobilitato i cittadini e magari avesse fatto qualche manifestazione anche importante, forse la discarica di Le Burra era già aperta. La discarica di Le Burra non è stata aperta perché, insieme agli ordini di giorno, ai consigli comunali aperti e quant'altro, ci sono stati degli atti fondamentali che in qualche modo l'hanno resa impossibile. Cioè, il primo è che il comune ha comprato il terreno. Se, come mi consigliavano per esempio alcuni movimenti, non compriamo il terreno, bensì facciamo le indagini per dimostrare che lì non si può fare. Ecco, se si fosse investito i soldi per fare le indagini sul terreno, probabilmente, e ci avrebbero detto quelle indagini, che la discarica la si poteva fare, il terreno se lo comprava qualchedun altro e la discarica la si sarebbe fatta con buona pace delle manifestazioni dei cittadini. La seconda posizione politica che in qualche modo ha allontanato la discarica fino a non farla più, è che si è detto: bene, noi stiamo nella partita, veniamo alle riunioni, però ci prendiamo delle responsabilità, delle condizioni, che prima venga chiusa la discarica di Terranuova, prima vengano fatti i termovalorizzatori, dopo se ne riparla. Questi sono i due elementi che in qualche modo hanno fatto sì che la discarica non si sia fatta. Non, come dire, i consigli provinciali con i sindaci, che peraltro ho sentito quotidianamente e che in qualche modo si sono sempre mossi di concerto con l'amministrazione di Figline. Dico questo perché i livelli di discussione sono sempre due, c'è un livello dal basso e un livello nel quale ci si confronta, se no si rischia di fare una battaglia nella quale, e anche qui voglio fare un esempio concreto che il signor Domenico ricordava, la delibera dell'ortopedico. La delibera dell'ortopedico con l'assessore Carlartini, dopo che è andato via il Margiacchi, anzi non dopo che è andato via il Margiacchi, diversi mesi prima siamo andati una volta, due volte, tre volte, quattro volte, poi alla fine questa delibera ce l'hanno fatta. Ci hanno fatto la delibera, non gli hanno dato seguito. Ecco, io non lo so se c'era un sindaco più rompiscatole, non è più possibile, più bravo magari sì, ecco, un sindaco più bravo si sarebbe riuscito a ottenere qualcosa in più. Io so che purtroppo con la scusa dei tagli, con forse anche un pregiudizio che c'è nell'azienda sanitaria, nella direzione, nei livelli più alti, noi si può fare tutte le battaglie di resistenza che vogliamo e le si possano anche vincere, però quando il medico ti chiede il trasferimento e magari va alla Gruccia, l'infermiere chiede di ritornare a Firenze, il cardiologo ti va in pensione, l'ortopedico ti va in pensione, i primari non vengono riassunti perché ancora non sono stati fatti i concorsi e quindi vengono messi a scavalco, e quelli bravi, perché i primari nostri, il dottor Franceschini e il dottor Fortini, sono primari bravi, vengono messi a scavalco con altri ospedali. Noi si può fare tutte le battaglie di resistenza del mondo, ma sono battaglie che, anche se le si vincono, non ci lasciano nulla in mano. Quindi io dico,
noi ci si deve mobilitare, si deve fare i consigli comunali aperti, se mi telefona il sindaco di Volterra, se no gli telefono io, però sapendo che i livelli sono due e che in qualche modo ci si deve mettere anche a un tavolo. 8 anni fa, tra il 2004 e il 2005, la situazione dell'ospedale era più o meno questa: volevano togliere il pronto soccorso, c'era una ristrutturazione in atto un po' in tutto il settore sanitario, a dire la verità c'era un po' più soldi in generale di ora, però si ripartì da questo consiglio comunale con un ordine del giorno che impegnava l'azienda sulle sale operatorie e sulla radiologia. Non sarà sta... Prima fu un ordine di giorno, Clara, del consiglio comunale, che se devo dire la verità non votarono tutti. So se tu te lo ricordi. Te non l'hai votato. Invece i DS di allora, la Margherita, ma questo non per che si ripartì con un atto del consiglio che in qualche modo dava al sindaco anche la possibilità di confrontarsi su qualcosa. Bene, non ci sa questo da chiedere. Per questo un ordine del giorno che poi può essere migliorato, può essere cambiato, però quando io credo anche in maniera aperta e positiva il consigliere Pierali l'ha presentato nell'ufficio di presidenza, te Clara non c'eri, ma tutti quegli altri erano tutti d'accordo, il consigliere Fralicciardi era d'accordo, era d'accordo anche la consigliera Trambusti, poi come dire, era d'accordo ma si riservava ad approfondirlo, però per dire che ora sembra un qualcosa di irricevibile, lì si era tutti d'accordo, c'ero e me lo ricordo come l'accennava la consigliera Leone. Certo, in un ragionamento dove ci si rende conto che la sanità la cambia, che le case della salute non sono in male, cioè avete presente, e chi è di Figline l'ha presente, il distretto di Figline, quello lei è male e lei è una cosa inguardabile e che non può andare avanti in questo modo. Se viene ristrutturato il distretto e viene affiancata una casa della salute che, come nell'Empolese dove funziona, è vicina all'ospedale, Dio benedetto, io credo che sarà un qualcosa di positivo, non è mica un qualcosa contro l'ospedale, semmai è un qualcosa che lo potenzia e lo integra. L'ospedale poi, in un ragionamento di questo tipo, noi dobbiamo sapere che alcuni settori vanno non solo rimarcati ma anche potenziati. Il DEIAC oncologico, c'ha ragione il vicepresidente, si è chiesto di ampliarlo e devo dire anche l'amministrazione comunale si è detta favorevole e in qualche modo la richiesta all'azienda sanitaria. Ci sono dei problemi anche di organizzazione dell'ospedale perché l'ampliamento è su una zona che è della psichiatria, quindi non è che sia un ampliamento dove non c'è nulla, quindi richiede anche un ragionamento, però sicuramente il DEIAC oncologico è un servizio che funziona molto bene e di cui purtroppo c'è sempre più bisogno. Cioè io mi immagino un ospedale dove queste eccellenze sono potenziate e valorizzate, dove ci sono delle cose che non si discutano. Cioè il pronto soccorso non è che può essere fatto su 12 ore e poi magari i 118 la sera o nemmeno quello. Cioè io su quello mi metto altro della fascia, prendi il gonfalone, cioè non è accettabile, non è assolutamente accettabile quello che c'è scritto in questo articolaccio, perché qui siamo a dire quello che c'è scritto qui va bene, va fatto digerire ai cittadini, quello che c'è scritto qui non va bene per nulla. E i cittadini se lo portano avanti, si devono ribellare, e di brutto, perché l'ospedale se ristoro non può essere un po' l'ambulatorio. Però se noi diciamo, bene, ci si rende conto che il mondo cambia, che le situazioni possono essere anche diverse e integrate, gli investimenti possono essere sul territorio, sull'ospedale, e si completano a vicenda. Insieme a questo però si dice, la medicina generale, le cure intermedie, per carità, ce n'è bisogno, tu vieni operato a Careggio o da un'altra parte prima di stare 2 settimane a Firenze e tu sei più contento se ti riportano a Figline, che sia all'ASP Martelli o che sia all'ospedale, ma insomma tu sei vicino a casa sulle cure intermedie. Quindi io direi le cure intermedie noi non le vogliamo, le cure intermedie sono un servizio in più, però non si può pensare che la medicina di un ospedale la sia soltanto le cure intermedie. La medicina
di un ospedale è prima di tutto una medicina generale che ha le intensità di cure, perché deve supportare la dialisi, deiaco oncologico, la chirurgia, la cardiologia, tutti i reparti che noi abbiamo e nel nostro piccolo funzionano anche bene. Quindi pronto soccorso con la subintensiva e anestesista. La medicina che sia una medicina di un ospedale, questo devono essere. Insieme a queste, a partire da questo, io gli inizierei a chiedere anche un po' di investimenti a questa azienda. A me mi piacerebbe anche riproporre e giocare in attacco con un nuovo protocollo, perché a me una dialisi in doppiove e non mi piace, e non mi basta mettermi la fascia e andare sotto la regione, perché continua a piovere lì. Piove dentro il pronto soccorso, piove nella medicina generale. Noi si può accettare che l'ospedale venga demolito a piccoli pezzi, una sorta di dolce morte che lava la coscienza ma che la non risolve il problema? Io dico ripartiamo insieme da questo consiglio comunale, qui documento, votiamolo all'unanimità, Clara, mettiti una mano sulla coscienza, cambialo ma votalo anche te, perché l'ospedale è un bene che è stato donato a tutti, non è che soltanto qualcuno può pensare di difenderlo, perché se si pensa di difenderlo da soli, siamo più deboli tutti, si riesce a dare un futuro all'ospedale, dare un futuro significa non ogni 3 mesi andare a richiedere di assumere un infermiere, significa dargli una struttura e una vocazione che in qualche modo vive di vita propria, che per 10 anni ci può dare sul territorio dei servizi magari in parte diversi, ma maggiori e migliori rispetto a ora. Soltanto se saremo tutti insieme riusciremo a fare il bene della cittadinanza. Grazie.